Eccoci qui. Almeno. Siete? Ci siete? Ok. Allora, a questo punto andiamo a vedere un attimino più nel dettaglio, distribuendo un po' di link, l'identità di queste piattaforme sociali e ovviamente cerchiamo anche di distinguere in qualche modo la strategia migliore per sfruttare le potenzialità di ciascuna piattaforma. Di Facebook in effetti ne abbiamo già parlato, ma adesso vi farò vedere delle piattaforme aggiuntive. Allora, innanzitutto all'interno di Facebook sappiamo che ci sono degli strumenti promozionali, nella fattispecie mi riferisco ai promo coupon, che ci permettono di creare delle vere e proprie promozioni, quindi di vendere anche dei prodotti all'interno del sistema di Facebook. Vi ricordo che in virtù delle linee guida che troverete nell'articolo, delle linee guida ufficiali di Facebook, voi non potreste utilizzare la vostra pagina per innescare questi meccanismi di vendita e quindi trasformare la vostra pagina personale o la fanpage in uno shop così come su due piedi. Ci sono dei vincoli sui quali bisogna fare attenzione. In linea di massima però questa attività si può sviluppare in tanti modi diversi e Facebook ovviamente permette l'utilizzo, l'adesione a quelle applicazioni che si installano nelle tab della stessa fanpage in modo tale comunque da andare a produrre il nostro e-commerce al suo interno. Vediamo un po' di queste applicazioni. Del sistema dei coupon ne abbiamo già parlato in un paio di webinar passati, quindi è inutile riprenderli, basta andare a rileggerli da lì così che ci possiamo concentrare altrove. Vediamo un po' di queste applicazioni. Allora. Vabbè, innanzitutto vi do il link legato alla gestione di crediti e di coupon pubblicitari, cosa che vi può tornare utile casomai voleste iniziare già da stasera a dare un'occhiata a quelle che sono in pratica le linee guida legate proprio alla pubblicità. Vi faccio vedere questo link e poi... dove sei? Eccolo qua. Le linee guida sulla pubblicità. Ricordatevi che queste linee guida contengono anche i limiti recenti sugli aspetti grafici delle nostre promozioni. La regola universale è che il testo non occupi più del 20% della nostra grafica e che all'interno della grafica non ci sia nessuna call to action di nessun tipo, né like, né link, né informazioni di altro genere che possono essere contenute nel box informazioni e così via, ok? Diciamo che semplicemente si tratta di un oggetto grafico con poco testo, eventualmente significativo. Vediamo invece queste applicazioni. Ah, innanzitutto, se volete vedere all'opera il plugin WooCommerce con la sua funzionalità tab, allora, questo è il plugin WooCommerce per WordPress, e questo invece è l'extension di quel plugin che vi permette di collegare la vostra piattaforma a Facebook. In pratica vi create il vostro e-commerce dentro WordPress e con questa extension avete la possibilità di ricreare il tutto all'interno della vostra fanpage. La demo che vi mostrano gli autori ovviamente non è quella definitiva perché è un po' vecchiotta e si rifà alla vecchia impostazione delle fanpage, ma la logica sostanzialmente è quella. Vi faccio notare come il tutto questa extension riporti la dicitura attenzione, è necessario il certificato SSL di cui abbiamo parlato. Secure Socket Layer, sì, era quella la sigla. Ci ho avuto l'illuminazione. Vabbè che l'aveva detto anche qualcun altro, però adesso il mio cervello ci ha messo un attimo a elaborare, ho avuto il flash mnemonico. Vediamo invece le piattaforme. Allora, partiamo da questa. Questa piattaforma si chiama Midu, vi permette gratuitamente, vi mette a disposizione la possibilità di creare un online store direttamente senza avere, diciamo, un hosting di base e dandovi la possibilità, mi sembra che sia tra le feature la demo, un attimo che vado a vedere, ecco, esatto,
Se andate a vedere tra le features, a questo link, scorrendo la pagina scoprirete che questo sistema può essere collegato all'interno di Facebook con una bella app tutta da vedere. Vi anticipo che io probabilmente utilizzerò per la vendita dei webinar di quel tipo o questa applicazione o l'altra che vi farò vedere, sto decidendo. Le sto testando in questo periodo, sto decidendo quale utilizzare. Carina, vero? Soprattutto è gratuita, quindi. Vediamone un'altra, anche questa gratuita. Easy Social Shop. Mi fa piacere, Niccolò, se no che diavolo ci sto a fare io qua? Easy Social Shop si presenta anch'esso con un ottimo strumento. Infatti è, diciamo, sostanzialmente questo al quale starei puntando. E come vedete c'è scritto, è assolutamente gratuito. Anche questa è una soluzione da valutare. Ve l'ho detto, alle volte anche semplicemente per testare l'accoglienza di un prodotto da parte del pubblico, può essere, diciamo, la causa scatenante di un tentativo di approccio al social shopping. Andiamo avanti. Poi c'è questo che, devo essere sincero, non mi dispiace, però è a pagamento. E quindi ovviamente, siccome anch'io farò il test come vi ho appena detto, prima di passare a questo tipo di struttura voglio verificare l'effettiva accoglienza, cioè l'effettiva funzionalità, l'effettiva potenzialità di uno strumento integrato ad un certo livello. Il piano di... i costi, comunque le informazioni, li trovate in alto a destra dove c'è scritto piani e prezzi. Quindi avete la possibilità... Ah, c'è anche la versione free, vedi, non ero accorto, avevo solo visto l'economy. Ovviamente, come vedete, c'è un certo numero di limitazioni, alcuni strumenti. Io avevo visto l'economy perché c'erano gli strumenti legati al marketing, quindi mi aspettavo qualche strumento promozionale in più. Però, voglio dire, se stiamo parlando eventualmente di un'azienda che ha un certo flusso di prodotti, spendere $30 al mese non è niente, ok? Ciccio, qual è la loro convenienza ad essere free? Upgrade a pagamento, diventare premium in futuro? Beh, oddio, in realtà Ciccio considera che la meccanica di alcuni sistemi free è sempre quella di offrirti la versione free, fartela assaggiare e poi eventualmente, senza dover per forza tramutarsi in trial, semplicemente di dirti, guarda, se ti piace puoi ottenere delle opzioni aggiuntive pagando. È un meccanismo che comunque funziona, eh. Lisa, queste sono app per Facebook, per permettere l'e-commerce dentro Facebook. Esatto, Lisa, esattamente. Queste che sto passando adesso, sì. Sì, Maria, 50 prodotti nella versione free. Vabbè, comunque non è male, anche per testarlo, ripeto, può essere valido. Io avevo preso di mira la versione economy, manco ci avevo fatto caso alla versione free, vi dico la verità. Perché avevo preso di mira la versione economy perché arrivavamo a 500, quindi... per un mio cliente qualche tempo fa ho dovuto fare una valutazione e mi era caduto l'occhio in questo contesto. Ripeto, non mi ricordavo che aveva la versione free, o forse neanche ce l'aveva a suo tempo. Vabbè, comunque, hai qualche link Facebook di utenti che usano in Facebook queste app? Ma guarda, Maria Teresa, ci sono alcuni link e li devo prendere nella pausa, ma sono stato al telefono. Ci sono comunque online alcune aziende che lo utilizzano. Uno che ho montato io attualmente è su una fanpage oscurata perché è in costruzione. Appena la renderò pubblica poi ve lo farò vedere. Però se cerchi in rete comunque ne trovi alcune aziende che le utilizzano. E in tutti questi siti comunque spesso c'è una pagina abbastanza ricca di esempi di aziende che realmente li utilizzano. E poi ti ripeto, il bello dell'essere free è il fatto che appunto la testi, verifichi se funziona, verifichi con i tuoi occhi come si rapporta con gli utenti, dopodiché decidi. Io sono del parere che comunque strumenti di un certo genere vadano sempre provati, per questo apro account, testo, sperimento. Vi ho detto tante volte di non badare al modo in cui io tratto i miei account proprio per questo motivo, perché li considero una sorta di work in progress perpetuo. Andiamo avanti. Vi faccio vedere... Che cos'è Emilio questa? Vediamo, è un esempio. Vediamo il link di Emilio. Ah, vedi, questo non l'avevo inserito. Ah, grazie, lo mettiamo subito all'interno.
O è uno di quelli che vi ho fatto vedere, no? Ah no, io si sono lasciato. Infatti, vedevo il layout, mi ricordavo qualcosa. Infatti, vabbè, scusami. Ok, guarda, lo metto tra le case study. Allora. Certo che se magari scrivi. Ok. Thank you. Grazie Emilio. Allora, andiamo avanti. Vediamo, senza farveli vedere tutti, vi faccio vedere. Ah, questo che mi sembrava tra tutti gli altri. Poi ce ne sono diversi, poi vi metterò i link dell'articolo. Vi faccio vedere questo che è sempre a pagamento e mi sembrava uno di quelli più attendibili in rete. Ho visto anche diverse review e insomma, mi sembrava abbastanza completo ed esaustivo. Valutate voi, è un altro sistema. A livello di prezzo mi sembra che la cifra sia simile a quella del precedente. Sì, infatti 9, 19, eccetera, eccetera. C'è la versione Plus con una serie di features aggiuntive, la versione Gold, insomma, c'è comunque molto da dire. Salvatore, Max, posso farti vedere una mia cover Google Plus per un consiglio? Sì, certo. Vediamo la cover di Salvatore. Vediamo. Non è un po' troppo grande? Non è un po' troppo alta? Allora, guarda, l'idea di mettere direttamente l'iCard all'interno ci sta, anzi, ti dirò la verità, neanche io nella mia paginetta ancora la devo modificare. In effetti, però, è una buona idea utilizzarla come una sorta di landing page. Solo che dicevo, non è troppo alta, cioè, insomma, troppo estesa. È un po' dispersiva, se mi passi il termine. Secondo me. Magari, non lo so, la ridurrei un pochino, se devo essere sincero. Cioè, tutta la parte centrale la ridurrei, sì, decisamente. E se mi posso permettere un giudizio a livello estetico, la foto, devo essere sincero, non è che mi emozioni granché. Cioè, nel senso, non, esteticamente non mi comunica nulla di che. Anzi, la vedo abbastanza scura e cupa, quindi. Che hai mantenuto le icone degli altri social? No, vabbè, l'icona degli altri social ci sta Ale, perché giustamente vuole specificare il fatto che comunque è presente anche all'interno degli altri social, è giusta come l'inserimento delle altre icone, è giustissimo. E come vedi addirittura gli ha dato coerenza perché, visto che il nuovo avatar di Google Plus è tondo, praticamente ha creato le sue icone con lo stesso stile. Ecco, oddio, forse tutto sommato parlando di questo senso di sincronizzazione estetica, definiamola così perché non mi viene in altra maniera. Forse effettivamente non gli avrei messo il bordino intorno alle icone, ma le avrei messe proprio come si dice, come semplici, no, sfere, stasera non mi escono le parole. Insomma, non avrei messo quel bordino proprio per dargli continuità, ecco, rispetto all'avatar, allo stile dell'avatar. La cosa che non mi convince, te l'ho detto, è quella, l'altezza e la scelta della foto. So che tu hai un gusto estetico veramente pregevole, quindi probabilmente immagino che ci saranno delle motivazioni precise per aver scelto quella foto. Però ecco, dall'esterno la cosa che ti direi è questa. Figurati, spero di esserti stato utile. Ah, ok, vedi che c'era il motivo. No, vabbè, ma me lo so perché comunque so che il tuo gusto estetico, cacchio, non parlo d'altro ogni volta che ti cito, quindi era ovvio che comunque ci fosse, insomma, fosse una scelta comunque temporanea o motivata da altre cose. Allora, andiamo avanti. Ok, quindi Facebook, come abbiamo visto, un po' via Facebook, un po' con sistemi pubblicati direttamente su altre piattaforme, un po' con dei bridge di vario genere. Poco fa vi avevo passato anche il link di Code Canyon per sviluppare l'applicazione in autonomia dentro il vostro spazio web. Insomma, avete diverse possibilità. E sapendo che esistono anche i coupon di Facebook da veicolare all'interno della rete, insomma, su Facebook, a questo punto diciamo, abbiamo praticamente detto quasi tutto.
Passiamo invece a Pinterest. All'interno di Pinterest, come abbiamo detto poco fa, un attimo che vado a pescare il link, eccoli qui, Pinterest effettivamente è il canale che ha avuto, diciamo, una rapida evoluzione, anzi più che evoluzione ha, diciamo, è stata oggetto di una rapida ascesa nelle classifiche di gradimento planetarie, perché in effetti con il suo layout facile e intuitivo ci permetteva di creare velocemente le nostre raccolte di immagini e video da presentare al nostro pubblico. Ora, di recente Pinterest ha fra l'altro anche introdotto le statistiche all'interno della sua piattaforma e si dota anche di questa paginetta in versione business, eccola qui, che volendo ci permette di sfruttare le potenzialità in versione e-commerce per quella che è la nostra paginetta. La cosa bella è che tutto sommato, per l'appunto, se abbiamo la possibilità di caratterizzare il modo in cui presentiamo le immagini online, di certo non faremo altro che trarre vantaggio da un network che vive di questo tipo di contenuti. Come abbiamo detto prima, non basta aprire una pagina, ma ci servirà a creare una strategia di conseguenza per lavorarci su. Vi ho fatto vedere quella pagina. Ah, ovviamente, ecco, uno strumento statistico in più, casomai lo voleste utilizzare, che era quello che utilizzavo anche prima relativo delle statistiche di Pinterest, eccolo qui. Casomai vi dovesse essere utile, proprio perché se vogliamo testare l'appeal dei nostri prodotti è sicuramente utile avere dei riferimenti abbastanza ampi in questo senso. Ricordiamoci, come ho detto, che ovviamente la scelta di una piattaforma dipende molto dalla strategia e dalla predisposizione della nostra azienda e o del nostro brand all'esprimersi con immagini e, ripeto, video. Andiamo avanti. Instagram. Parlando di Instagram, ovviamente Instagram è utilizzatissimo da tantissimi utenti, è una sorta di, possiamo chiamarla, moda, e chiunque sfrutta questo tipo di strumento, che può diventare però utile anche alle aziende. In quale modo? Innanzitutto, ovviamente, abbiamo la possibilità di collegare il nostro Instagram alla fanpage. Come? Con questa applicazione. Eccola qua. Applicazione che vi dà la possibilità di generare in una tab una sorta di, come posso dire, gallery delle ultime immagini che abbiamo caricato. È molto simpatica e, tenendo conto che Instagram comunque funziona con la stessa logica di Pinterest, cioè sulla personalizzazione delle immagini, sulla personalizzazione dei contenuti e così via, ci può anche però servire per creare dei momenti di pubblicazione di contenuti sotto forma di immagini piuttosto intriganti. Immaginate ad esempio un'azienda che organizza uno showroom e che di tanto in tanto, magari in un momento storico, ecco, della sua vita, organizza magari, perché no, una sfilata, organizza il passaggio delle modelle, o perché no, semplicemente allestisce comunque delle vetrine nuove e vi fa vedere il backstage. Tutto questo fa parte del social shopping, lato promozione, ovviamente. E può tornare utile nel momento in cui decidiamo di sfruttarlo in senso lato per le nostre iniziative. Horizon. Horizon, ce l'hai un nome o ti devo chiamare Horizon? Mi chiedevo se è possibile aggiornare in automatico su tutte queste piattaforme. Allora, su tutte, no. Però di tool online come Hootsuite o social... aspetta, ce n'è un altro che... io e la mia memoria maledetta. Social Motus, mi sembra che si chiami. Sono piuttosto interessanti. Poi ci sono alcune piattaforme che ovviamente ti danno la possibilità di aggiornare a catena tutti i canali. Cosa? Hootsuite? Hootsuite nel formato gratuito è 5. Esatto, vedo che Niccolò è ben informato. Nel formato gratuito è limitato a 5. Sì. Quest'altro che vi sto suggerendo, Social Motus, è carino. È una piattaforma completamente online. Aspetta che ti vado anche a dare questo link, Social Modus, eccolo, sì, mi ricordavo giusto, e mi sembra che abbia anche lui delle versioni a pagamento, esatto, aspetta che sto andando a vederlo così vi dico quali sono le features, comunque vabbè, vi do il link, divertitevi voi, eccolo qua, tac. Ed è praticamente una piattaforma di condivisione online. Ci sono altri strumenti, in realtà, di aggregatori, in questo senso ce ne sono diversi,
Però ricordiamoci di una cosa importante, Horizon. Ancora non mi hai detto però come ti chiami. Mi piacerebbe di più chiamarti con un nome piuttosto che Horizon. Francesco, grazie. Dicevo, la cosa importante è che in realtà non dovremmo necessariamente puntare a uno strumento che moltiplichi uno stesso invio su tutte le piattaforme. Ne parlavamo anche ieri sera. Fondamentale è avere la capacità di sfruttare le diverse piattaforme per diversificare l'approccio. Esempio pratico. Io posso pure caricare la stessa immagine, ciao Giuseppe, su Pinterest e Instagram. Ma se in realtà vado a cambiare un po' il modo in cui carico quell'immagine, con del testo che lo segue, con l'impaginazione, come preferisco, su queste due piattaforme, darò un motivo in più agli utenti di seguirmi all'interno di quei network. L'abbiamo spiegato ieri sera. Il concetto è questo. Se tu utilizzi con lo stesso link Twitter, Facebook, Pinterest e altri canali, un utente che già ti segue su Facebook, perché dovrebbe seguirti su Pinterest? E a te interessa che quell'utente ti segua su tutti i canali di cui disponi. Ecco perché è fondamentale diversificare la nostra presenza sui vari canali. Perché così facendo, quell'utente che durante l'arco della giornata visiterà in diversi momenti le diverse pagine, sarà letteralmente bombardato, utilizzo l'espressione di ieri sera, dalla nostra presenza online, il che posizionerà il nostro brand all'interno della sua mente, del suo ideale, per così dire, e sarà percepito e riconoscibile all'interno dei suoi vari modi di essere, con tutta una serie di vantaggi positivi per il nostro brand. Chiaro, Francesco? E Giuseppe, abbiamo parlato delle applicazioni lato Facebook, abbiamo messo un bel po' di link, poi magari insomma in formato articolo poi te li ribeccherai. E soprattutto non riempi di tag i social che non li usano. Esatto, giusta osservazione, Niccolo. Se capisco bene, tu ti riferisci... ad un singolo cliente? Ah, sì, esatto, sì, quello voglio, cioè io in realtà perché ho tradotto le due parole in questo senso, cioè pensavo che tu volessi dire come faccio per esempio per un cliente ad aggiornargli 5 canali contemporaneamente. Sì, ok, no, è chiaro, va bene, sì, ho frainteso le due parole, sì, è ovvio che se il tool di quegli strumenti in realtà ci dovrebbero servire per diversificare in un modo o nell'altro la nostra presenza, quindi se sono dedicati a più clienti, ben venga. Pensavo che tu chiedessi, perché è la cosa che chiedono tutti, come faccio ad aggiornare 10 canali in un colpo solo? Capito perché ho letto così le tue parole? No, è chiaro, se ovviamente comunque lo utilizzi per diversi clienti, assolutamente. L'importante è appunto non clonare se stessi, non copiarsi da un canale all'altro. Ok. Va bene, ok, no, ti ripeto, ho frainteso le tue parole, ma perché la domanda è più frequente. Ok, l'importante è che ci siamo chiariti, poi appena ci vediamo qua sotto ti offro un caffè. Ok? Peace and love. Allora, andiamo avanti. Quindi stavamo dicendo, Pinterest, Instagram, e di Instagram vi stavo facendo vedere un po' di applicazioni. Quindi vi ho dato l'applicazione per collegare Instagram alla vostra pagina. Poi... vi ricordo che intorno a Instagram vorticano una serie di applicazioni, scusatemi, di altri tool, che ci permettono di gestire il nostro account in maniere diverse. Ad esempio c'è FollowGramMe che vi permette di gestire la vostra paginetta in una certa maniera, e StatiGram attraverso il quale potete anche addirittura creare dei feed basati su tag. Perché, ad esempio, un mio cliente, oltre a pubblicare le sue foto, spinge i suoi clienti a pubblicare foto del suo camping inserendo l'hashtag del suo brand, adesso non mi ricordo come si chiama, e così facendo in pratica lui che cosa mi ha chiesto di fare? Di creare in una paginetta un feed ispirato a quell'hashtag, in modo tale che non solo vedremo tutte le foto che abbiamo caricato noi, ma anche tutte quelle degli altri utenti che hanno utilizzato quel tipo di hashtag. È una scusante come un'altra per dirvi che appunto alla fine questi strumenti ci servono anche per variare sul tema. Può essere interessante. Chiaro il concetto del feed? Cercato insomma di semplificare il tutto.
andiamo avanti. Parliamo adesso invece di Defensi. Defensi è in pratica stato presentato per un certo periodo di tempo in parallelo a Pinterest, perché in effetti era uno strumento di marketing molto interessante che fin dall'inizio ha dichiarato la sua predisposizione, eccola qui, Defensi, la sua predisposizione al social commerce. E devo dire che comunque è una piattaforma piuttosto simpatica da utilizzare. La cosa bella è che è uno strumento che, alla pari di Pinterest, ma avendo già anche quel tipo di predisposizione, ci permette anche di sfruttare la condivisione online dei suoi contenuti. In realtà è un network vero e proprio che fa un po' community, e cioè ci permette in pratica di esprimere il nostro apprezzamento e di contemporaneamente eventualmente garantirci una sorta di presenza all'interno del canale, giocando sulla presenza di tanti che vendono determinati tipi di contenuti tradotti in immagini. È un network che comunque ha la sua bella densità, per cui è da valutare. E nessuno ci vieta ovviamente di avere una presenza tanto su Fancy quanto su Pinterest. Ok? Vi ho dato quel tipo di link, vi do anche quello che serve ad aprire la propria vetrina online. Eccola qui, fate sempre copia e incolla. E mi sembra che sia questo. Sì. E qui dovreste trovare qualche showcase di aziende che hanno scelto Defensi, in modo da dare da capire come è stato allestito il tutto. La logica di base a livello strutturale è sempre quella, cioè, come vedete, si punta sempre comunque a utilizzare immagini di qualità. D'altro canto, se non mi doto di belle immagini, decade la regola descritta dal nostro Ale poco fa. Riguardo a Defensi, poi, girando nella piattaforma, trovate una serie di spunti e risorse. Sì, Niccolò, anche perché nel caso di Defensi ti confronti con 100 altri venditori, quindi è ancora peggio il confronto rispetto a Pinterest. Esatto. Sì, ma soprattutto perché, appunto, essendo lì nella maggior parte dei casi venditori, tutto sommato ci confrontiamo con, all'interno magari della stessa categoria. Ah, ecco, particolarità, su Defensi avete addirittura una smaccata predisposizione alla categorizzazione dei prodotti. Questo significa che se la mia foto, per esempio, legata al target uomo, fa schifo e un mio competitor ha una foto dello stesso prodotto migliore, chiaramente l'utente andrà sulla foto più bella. Quindi, mentre su Pinterest il confronto è a largo spettro su tutte le tipologie diverse di foto, lì su Defensi la forza espositiva della nostra immagine deve essere maggiore. Grazie a te, Marco. Marco, l'ho detto un attimo solo, ti passo un link. Se ne avete voglia, vale per te e per tutti gli altri. Se ne avete voglia, mi farebbe ricevere un vostro commento, che vi ricordo ovviamente fa gioco agli altri webinar, ai reserved webinar. Se ne avete voglia, insomma, commentate il webinar, lasciate un vostro commento, quello che è. Mi sentirete spesso ripetere sta litania, ma lo sapete ovviamente, per me visibilità è uguale a sopravvivenza, quindi è importante. Se volete, non è un obbligo, al massimo non vi parlo più. Allora, andiamo avanti. Sì, Lisa. Ciao Marco. Come funzionano le app e-commerce per Facebook? Che intendi come funzionano? Intendi nella fase di acquisto? Allora, in linea di massima dipende dal tipo di applicazione. L'ideale sarebbe sfruttare un'applicazione che ti permette di, limitare il numero di operazioni da sfruttare all'interno di Facebook. Ci sono però ovviamente delle applicazioni che ti rimandano poi all'interno della piattaforma di acquisto. In linea di massima il concetto è facile da capire, perché chiaramente Facebook ti dà la possibilità, giocando attraverso i meccanismi dell'iframe, di lavorare al suo interno, però non è una cosa che ama particolarmente, e se ne accorge
in certi casi ti bacchetta. L'idea della tab e-commerce dovrebbe essere quella di permettere all'utente, mentre naviga bellamente, di andare praticamente senza cambiare pagina, di andare a vedere l'elenco dei prodotti e da lì poi essere trasferito in un'area dove poter essere gestito nella sua interezza. E sì, Lisa, però per e-commerce fuori non si intende per forza l'installazione WordPress. Quei link che vi ho passato prima, per esempio, ti permettono di aprire una pagina. Ecco, l'ultimo che vi avevo passato, per esempio, se avete fatto caso alle demo, in pratica vi dice, creati il tuo sportello altrove, ti crei l'estensione su Facebook e da lì poi mi porti dentro l'utente. Trappolone di PayPal, che cosa intendi, Ciccio? Infatti, pure io ho chiesto. Ah, in questo senso, sì, ok. Ecco, vedi, per esempio, poco fa non ci ho neanche pensato, però Ciccio, tu poco fa chiedevi qual è il vantaggio per loro. È chiaro che comunque in certi contesti il vantaggio per questo tipo di piattaforme consiste anche nelle commissioni, come del resto ovviamente fa PayPal. Però il problema è quello che alla fine, magari per determinate situazioni, può essere più comodo avere una presenza di quel genere o per testare o perché magari a livello economico, facendosi due conti, comunque conviene. Sai perché, per esempio, alcune volte, ecco lo dico per tutti, alcune volte conviene dotarsi di un sistema esterno come questo? Sapete perché? Se voi oggi aprite un e-commerce sul vostro spazio web, ok, ci mettete il certificato SSL, poi magari mettete un sistema di pagamento tramite carta di credito. Il vostro sistema, però, dovrebbe essere a quel punto garantito al 100% impossibile, diciamo garantito il più possibile da intrusioni di hacker, da perdite di dati e da altre situazioni, perché sapete bene che nel momento in cui memorizziamo i dati di un utente, per legge dobbiamo comunque rispondere ad una serie di richieste da parte dello Stato italiano e non solo da lui. Quindi alle volte uno dice, ok, se io devo prendere un server certificato, che mi assicuri sulle fasi di pagamento, che mi tenga al sicuro da intrusioni e da casini vari e mi costa un botto, preferisco pagare le commissioni, per esempio, con pagamento tramite PayPal, il quale se la vede lui dal punto di vista della sicurezza, cioè se un utente paga attraverso PayPal e PayPal perde i suoi dati, ne risponde PayPal, non ne rispondo io. Infatti, se ci avete fatto caso, molti siti finiscono spesso per utilizzare gli sportelli bancari proprio per liberarsi da determinati problemi. Ci sono anche altre necessità in quei casi, però. E attenzione Horizon, e attenzione Francesco, perché il discorso è che WooCommerce ti permette eventualmente di inserire, diciamo, il pagamento con carta di credito. E di andare eventualmente dove? Su un'altra banca, su PayPal, su checkout di Google e così via. Però il punto è quello: finché tu vai all'esterno in un'altra piattaforma, allora i dati vengono bypassati e vengono messi all'interno di quella piattaforma. Ma alcune volte ci sono degli utenti che invece ti chiedono, magari all'interno del sito, i dati sensibili e lì cominciano già a non essere più accettabile il non avere un server adeguato alla situazione. Quindi sta a noi ovviamente a capire che tipo di strumento utilizzare. Se avete qualche dubbio che il vostro sistema memorizzi dei dati sensibili, assicuratevi di questa situazione e cercate di ovviare nella miglior maniera. Il vostro fine, secondo me, deve essere sempre quello di non raccogliere quei dati sensibili. La registrazione ci sta, i dati ci possono stare, ma dati come quelli della carta di credito, password di questo genere, se possibile evitate di raccoglierli dal sito. A meno che non siate appunto abbondantemente preparati o protetti in questo senso. Ok? Fra l'altro, Francesco, mi fa venire in mente una cosa che avevo letto un po' di tempo fa. Non si parlava di WooCommerce, si parlava di un sito, l'ho letto su un sito, uno di quei siti dove gli avvocati danno consigli proprio specialisti, sono avvocati specialisti per sistemi di commercio online, diritto online, eccetera. E mi ricordo la conversazione, una domanda di un tizio che gli disse: io ho avuto un problema perché il mio sito, in pratica, nel trasferire i dati altrove in una piattaforma esterna che non ha voluto specificare, era stato giudicato come a rischio di perdita di dati in questo frangente, cioè non memorizzava i dati, li raccoglieva, li mandava tramite il form direttamente all'azienda, scusami, allo sportello, quello che era, e questa fase, questa sorta di microfase, in pratica era stato considerato a rischio e quindi era stato chiuso dall'hosting, dal server, qual era il server? Non me lo ricordo, che era stato in pratica giudicato poco sicuro dal lato server.
Sì, infatti io personalmente quando da me viene un cliente, io quello che dico è o ti apri uno sportello bancario oppure te lo fa gestire direttamente da PayPal o da altro sistema. Tu non devi memorizzare dati da passare a qualcun altro. Se passi l'utente direttamente sull'interfaccia di PayPal, tu non stai raccogliendo dati. Il tizio in questione in realtà ha fatto una cosa diversa, cioè lui raccoglieva i dati con questo form dinamico all'interno del sito e li passava alla piattaforma, però in questo frangente in realtà in parte li memorizzava, quindi c'era un momento storico, anche solo nella cache, in cui evidentemente, per quello che aveva dichiarato sto tizio, questi dati venivano memorizzati. Il server se ne è accorto, il gestore del server, e gli ha chiesto, praticamente gli ha imposto la chiusura di quel tipo di sistema. E lui chiedeva all'avvocato dei consigli, solo che poi non ho letto la risposta perché, insomma, non era ancora arrivata e non ci sono più tornato. Claudio, nel caso della gestione e pagamento di terzi, tipo PayPal, non serve avere il sito e-commerce con SSL? Guarda, allora, io credo materialmente che il sito comunque sia obbligatorio sempre quando si tratta di e-commerce, che sia obbligatorio dotarsi di un certificato SSL, perché in pratica l'SSL è una sorta di carta d'identità, il che significa che se tu per esempio passi i dati su PayPal, ok, ma il tuo prodotto fa schifo, è truffaldino, eccetera, dovresti essere riconoscibile attraverso quel certificato, per cui è importante comunque possederlo all'interno. Per legge dovrebbe esserci all'interno di ogni singolo sistema di questo genere. No, sicuramente Maria, come dicevo, ci sono tante piattaforme, non ci sono solo queste, cioè fai conto che comunque in giro ci sono tanti CMS differenti e non si dotano comunque di necessariamente tutti di SSL, ma fai conto che tu potresti costruirti un e-commerce in PHP senza mettere l'SSL, finché qualcuno non se ne accorge. Per qualcuno intendo anche banalmente, per esempio, PayPal quando assorbe il link o quando configuri questi servizi, puoi operare. Il problema è quando effettivamente sorge qualche problema. E qualcuno ovviamente ne approfitta di questa cosa, perché senza citare i siti di phishing, cioè ci sono siti che comunque sono un po' imbroglioni. A me, mi ricordo mio cugino un mese fa, ha comprato un cellulare da un sito in lingua italiana, senza accorgersi, senza chiedere, interrogare la rete prima della validità di quel sito. Bene, questo sito che vendeva cellulari scontati di marche strane, alla fine ha fregato lui e una marea di altri utenti, gli ha preso i soldi e praticamente è finito tutto lì, cioè non hanno modo di recuperarlo. La stessa polizia postale gli ha detto t'attacchi perché comunque era stato fatto un sistema di quelli particolari in questi casi ed era irrintracciabile il responsabile. Lì non c'era sicuramente SSL. Per esempio, una banalità. No, ma voglio dire che comunque ci sono tutte le piattaforme dove, se vogliamo fregarcene della legge, comunque chiaramente possiamo trovare un escamotage, ma noi non stiamo parlando di quello, stiamo parlando di una necessità di un e-commerce vero creato da un'azienda che deve avere certificato per legge, deve essere protetto, non deve contenere i dati, non deve registrare i dati sensibili di un utente. Se lo fa in determinati contesti deve rispondere comunque ad altri criteri di legge e comunque essere dotato di un sistema di sicurezza, bla bla bla, e così via. Sì, ma in realtà, Maria, tieni conto che in quel caso la legge da un lato ti serve anche a livello pratico, ma la sicurezza ovviamente va tutto a tuo vantaggio, perché tu come fai effettivamente a giustificare il fatto che hanno preso i dati di una carta di credito? Che tipo di problema puoi avere in quel caso? Enorme, quindi non ti conviene. Esatto, quindi e-commerce, SSL, server sicuro certificato, quindi non andate come ho visto degli e-commerce su Top Post, ho visto degli e-commerce su Top Post. Spero che li abbiano, che si siano convinti che non potevano farlo su Top Post, eccetera. Ma adesso Top Post non so materialmente com'è a livello di sicurezza, ma è un hosting da 10 euro, cioè sono cose comunque un attimino da valutare. E alla fine comunque sapete come la penso, cioè se vuoi sicurezza, se vuoi qualità, alla fine, comunque, devi cercare di avere uno spazio web che sia certificato, professionale, con assistenza, live, eccetera. Questi altri servizi, Top Post o altri servizi simili, possono andare bene per fare i nostri primi lavoretti, per gestire comunque clienti basici e così via. E Francesco, il discorso è che sì, ok, li gestisce PayPal, però ti ripeto l'esempio che ti ho detto prima. Se materialmente magari non scegliamo PayPal che ha un sistema differente, addirittura ci dà i bottoni e così via. Se scegliamo sistemi paralleli o differenti, dobbiamo comunque essere sicuri del metodo che stiamo sfruttando per il passaggio dei dati. Ok? Sì, a parte quello, Ciccio, a parte quello.
Io mi chiedevo scegliendo PayPal. Sì. Beh, scegliendo PayPal sei già vai sul sicuro perché se ci fai caso, quando tu acquisti PayPal. Vabbè, aspetta, ti lascio completare la domanda che non vorrei magari fraintendere come prima. Vai, completa la domanda e poi commento. Vediamo un po', aspettiamo un attimo il commento. Quindi, io mi chiedevo scegliendo PayPal, facendo scegliere all'utente il solo pagamento tramite PayPal, se sono al sicuro, giusto? Questa è la tua domanda. Se sei al sicuro in quel caso. Sì, ma in quel caso sei al sicuro, sai perché? Perché se tu fai mente locale, quando acquisti tramite PayPal, in realtà materialmente sei spinto all'interno di un'interfaccia che raccoglierai dati per te. Il certificato SSL però è obbligatorio per legge quando c'è un atto di compravendita, eccetera, eccetera, perché ti riconosce in qualità di venditore, e cioè lato PayPal effettivamente ti porta avanti la transazione, tutto procede bene, la spedizione arriva, PayPal risponde eventualmente del furto dei dati, ma non risponde come posso dire, dell'autorità, no, scusami, della veridicità del prodotto. Quindi, quando si dice che per legge è necessario essere certificati o comunque rispondere a quei criteri, lo si dice perché appunto altrimenti chiunque si potrebbe alzare la mattina e legarsi a questi sistemi pro tempore per 1, 2, 3, 5, 6 mesi, vendere di tutto di più e poi praticamente scomparire nell'ombra. Quindi il certificato SSL a quello dovrebbe servire. Ok, quindi ripeto, io fossi in voi lo percepirei come una sorta di carta d'identità del sito e-commerce. Che fra l'altro poi, detto tra noi, ora adesso che gli utenti sono un po' più attenti, avere un sito con certificato SSL che alle volte viene no, alle volte spesso viene specificato proprio sul sito, se ci fate caso, che c'è il classico lucchetto certificato SSL, gli dà una garanzia in più del fatto che comunque si trovano all'interno di un e-commerce reale. Poi dici tu, ok, se strettamente non mi serve posso scegliere. In realtà è un obbligo quello di avere comunque questo tipo di certificazioni. E almeno che io sappia, poi non, se negli ultimi tempi comunque non è più un obbligo, mi dispiace perché è una cosa comunque secondo me necessaria. Però è una questione comunque di, come posso dire, praticità e opportunità. E ribadisco, secondo me determinate piattaforme non accettano alcuni tipi di dati se la piattaforma non è certificata. Lo stesso Facebook, se tu non hai quel certificato, non gliene frega niente, vuole sempre sapere chi sei. E tutte le piattaforme di pagamento. Sono convinto, non mi è mai capitato perché la prima cosa che faccio è mettere il certificato SSL, ma sono convinto che ti boicottino nel momento in cui percepiscono l'assenza di quel certificato o che il modulo, per esempio, di pagamento, tanto per dire, arrivi da un indirizzo privo di certificazione. Comunque controllerò questa cosa perché effettivamente mi chiedo quanti e che tipo di controlli avvengano a monte in automatico quando il link viene sparato da un sito privo della dicitura SSL. Secondo me viene boicottato, però vabbè, andrò insomma anch'io a informarmi in questo senso. Sicuramente però, ripeto, io utilizzo questo modus operandi. Apro un e-commerce SSL. Ok? D'accordo? Allora, quindi vabbè, di fancy ne abbiamo parlato. Poi vediamo un'altra soluzione che in pratica mixa un po' le situazioni precedenti. Parliamo di Blooming. Non so quanti di voi abbiano mai avuto a che fare con Blooming. Lo conoscete? Sembrava una riunione di bancari. Sì, tenete conto, ecco, è importante specificare questa cosa perché altrimenti non ci capiamo. Su notizie di questo genere, io per primo non mi affido mai alla rete. Parlo direttamente con un avvocato specializzato in tutto questo, perché in rete trovate sempre 100 notizie diverse, esperienze personali differenti e magari non sono aggiornate all'ultima novità di legge. Quindi fate magari attenzione, se avete qualche dubbio, meglio parlare con una persona competente in materia, quindi una persona che comunque lavora con la legge, che vi potrà dire con certezza non solo se serve l'SSL, ma addirittura quale SSL serve, perché SSL non è che ce n'è solo un tipo. Se andate su VeriSign, per esempio, avete la possibilità di verificare quanti tipi di certificati ci sono e chiaramente ci possono essere addirittura delle necessità aggiuntive legate per l'appunto alla sicurezza, al mantenimento dei dati. Se
Sapete, per esempio, che per legge voi dovreste mettere su ogni sito, esplicitare sempre chi è l'autore dietro il sito, partita IVA, questo, quello e quell'altro, specificare nella privacy policy chi è che tiene i dati, dove li tiene e come li custodisce. Ci sono tutta una serie di norme che ovviamente possono essere condivise in una chiacchierata amichevole come quella tra noi stasera, ma nel caso di necessità va sempre approfondito. Io, ad esempio, queste cose piano piano le assorbo quando affronto e risolvo determinati problemi. Negli e-commerce, solitamente, so che ci devo mettere quelle informazioni, la privacy policy, l'SSL, che mi devo preoccupare della fase di pagamento e così via. Questo è vero, Gaetano, è verissimo. È vero che ce ne sono veramente pochi. Però, ecco, materialmente, lì, in quel contesto, ricercare una figura che comunque ci dia... che quantomeno sia un po' più attendibile dell'articolista o del web designer di rito, sicuramente è già un passo in avanti. Quindi magari, ecco, ci potrà essere l'avvocato che non è specializzato su internet, però è sempre un avvocato, e quindi magari qualche ricerca in più la può fare per noi e darci qualche input. Quindi questo voglio dire, cioè, piuttosto che leggere 100 articoli in rete, che possono dire tutto il contrario di tutti, a mio avviso è preferibile dialogare direttamente con un avvocato, se abbiamo la possibilità, chiaramente. Ok, questo volevo dire. Poi purtroppo è vero, perché anche noi abbiamo avuto un problema a suo tempo, avevamo bisogno di alcune informazioni precise e dettagliate, abbiamo sputato l'anima per trovare comunque un avvocato che fosse in grado di essere, di parlare della rete, ecco. Ah, ok, ciao Simon. Ci vediamo online. Allora, parliamo un attimino di Blooming. Andiamo avanti, perché altrimenti vi faccio andare troppo oltre. Allora, Blooming, che in realtà non so esattamente. Lisa, come si pronuncia Blooming? Mi riferisco a Lisa che mi bacchetta sempre, quindi questa volta prima di farmi bacchettare glielo chiedo io. Lisa, ci sei ancora? Potrei utilizzare Word Reference, però penso, mi rivolgo a te. Però Lisa non c'è. Vabbè, comunque, Blooming è una piattaforma... Eh sì, infatti, senza la G finale, hai ragione. No, credo che sia Blooming, come dice Niccolò. Devo andare su Word Reference a vedere sta cosa. Vabbè, comunque, la piattaforma ve l'ho linkata poco fa, ve la rilinco. Perché è una bella piattaforma? A me piace molto, sapete perché? Innanzitutto vi permette di aprire facilmente uno store online. Questo store lo potete facilmente collegare a vostro Facebook, condividere online in diversi modi e via iFrame, che vi fornisce la stessa piattaforma, lo potete implementare dentro un sito, anche dentro un sito come WordPress. Ad un cliente, infatti, di recente, ho aperto una sorta di catalogo in WordPress e, perché non voleva l'e-commerce dentro WordPress, voleva solo gestire il tutto tramite questa piattaforma, ho utilizzato l'iFrame, che si può personalizzare, di questa piattaforma e l'ho integrato dentro WordPress. Ed è, comunque, vi assicuro, piuttosto funzionale, gradevole e semplice anche, che è una cosa che non guasta. Quindi dategli un'occhiata perché, ribadisco, può essere intrigante scoprire uno strumento come questo. Infine, all'interno di questa lista trovate anche TripAdvisor. Perché c'è TripAdvisor? Che c'entra nel contesto di cui stiamo parlando? Sapete che TripAdvisor è comunque un canale di riferimento per qualunque tipo di azienda sul territorio, per così dire, in grado di stimolare gli utenti a esprimere giudizi, per esempio, sul modo in cui si è pernottato in un hotel, sul ristorante dove si è mangiato e così via. Lo considero fondamentale a livello strategico perché, da un lato, innanzitutto, nativamente si collega a Facebook, quindi nell'ottica del social shopping può tornare utile. Immaginatevi un'azienda che apre un ristorante, si crea uno shop online dentro Facebook per la vendita dei suoi coupon di un certo genere. Sì, vabbè, su questo vabbè, se ne potrebbe parlare. E ci lega al suo interno anche TripAdvisor. In pratica crea un ricircolo che tra Facebook, lo shop online e il TripAdvisor genera un ricircolo di utenze e di opinioni che può tornare utile all'azienda. Questo tipo di canale, come altri simili, in altri periodi, per esempio Foursquare, eccetera, sono comunque dei tool, degli strumenti aggiuntivi,
che vanno a dare eventualmente peso e visibilità alla nostra iniziativa online. Se si tratta di un social shopping o di un social e-commerce, può tornare utile sfruttare queste piattaforme per essere per l'appunto social. Chiaramente dipende dal tipo di attività, però se i margini ci sono in questo senso, possiamo decidere di sfruttarla a nostro vantaggio. Ok? Cioè se i margini, per margini intendo, mi sono spiegato male, mi sono espresso male. Se ci sono i margini nel contesto che stiamo sviluppando online di dotarci di queste piattaforme, lo dobbiamo fare perché ne avremo solo dei vantaggi. Ecco, l'ho detto meglio. Su TripAdvisor, eccolo qua, avete ovviamente il link e poi vi faccio vedere per esempio sulla pagina del Model K come questa applicazione si può presentare all'interno della pagina. Per collegarvi, una volta che avete aperto l'account su TripAdvisor, nelle impostazioni dell'account, quindi proprio andando a cliccare sotto al vostro account, c'è proprio la possibilità di integrarlo alla vostra fanpage, quindi assolutamente da utilizzare. Ultimissimo appunto, mi ero dimenticato all'inizio di farlo, ma lo faccio adesso. Allora, vi ho detto all'inizio che alle volte possiamo decidere di utilizzare un CMS da installare all'interno del nostro spazio web e poi trasformare in app collegata, per esempio, al nostro social shop che si occupi di gestire l'help desk, di gestire la clientela, di gestire i commenti e così via. Ok? D'accordo? Beh, Ciccio, quel tipo di attività, il Model K, è il Model K. Non ne conosco altri simili in tutta Italia. E stavo dicendo, ci interessa per esempio avere a disposizione un CMS da installare sul nostro spazio web e convertire in applicazione su Facebook per trasformarlo in un sistema di help desk, di assistenza, in un wiki e quello che è. Ovviamente però ci serve comunque testare queste applicazioni e ho pensato di suggerirvi questo strumento che chi segue i miei corsi conosce bene, Bitnami. Questo sistema in pratica vi permette di testare tutti i CMS che vedete lì in lista all'interno del vostro computer, simulando il web anche senza essere connessi. Il vantaggio qual è? Scusatemi, c'è Mandorla che sta scavando sotto alle cose da mangiare. Ok, Mandorla, non fare casino. Attraverso questo strumento, lo ripubblico per Nick, se esce fuori. Niente, non pubblica più la chat. Mi sentite? Non è che sono caduto. Mi sentite? Mi sentite? Mi sa che sono caduto. Eccomi qui. Ah, ok. No, cioè Mandorla, il mio criceto, anzi la mia criceta. No, stavo dicendo, seguitemi un attimo, così completo e poi giuro che vi lascio andare. Allora, questo Bitnami, dategli un'occhiata, ve lo rilinco, e in pratica vi permette di installare rapidamente e facilmente tutti i CMS che vedete all'interno di quella pagina. La cosa utile qual è? Come vi ho detto, io magari nel momento in cui devo sviluppare una strategia, voglio capire se uno o più strumenti li posso integrare in formato app come sostegno per il mio social commerce. Per esempio, nella pagina di Bitnami potremmo ad esempio decidere, vi dico per esempio quali sono questi canali che possiamo decidere di utilizzare, potremmo decidere di testare ad esempio, vediamo un po' scorrendo l'elenco, MediaWiki, che come vi dicevo può tornare utile in un certo senso per creare un wiki per un prodotto. Possiamo montare, scorriamo qui l'elenco, vediamo cosa c'è che possiamo sfruttare così al volo. Non vedo PHPBB, ah eccolo qua, possiamo mettere il forum PHPBB. Possiamo sfruttare gallery, per esempio, per creare una gallery di un certo tipo da montare online all'interno della nostra pagina. DocWiki, nel caso in cui vogliate creare un wiki di un tipo leggermente diverso. C'è anche questo Spree e-commerce che però non conosco, non l'ho mai utilizzato. Non vedo quello che volevo segnalarvi. Non lo vedo. Vabbè, comunque in ogni caso, come vi dicevo, attraverso questo tipo di software... Non mi sentite?
Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Non so che diavolo ha la piattaforma, è impazzita. No, niente. Ok, credo che la piattaforma. Ecco, in questo momento In questo la momento piattaforma è impazzita. è impazzita. Credo che la piattaforma. Mi sentite? Mi sentite? Ecco, in questo momento. Ok, Ok, è allora la impazzita. piattaforma è impazzita La perché. piattaforma è impazzita. E io sento l'eco di quel E io plug, mi sento l'idea di sentite? questo. Ok. Allora, la piattaforma è impazzita. E io sento l'eco di questo. Allora, la piattaforma è impazzita. Niente, non mi sentite più. Vabbè. Sì, no, ma c'è qualcosa che ha la piattaforma che non va. Vabbè, adesso magari chiudo la connessione. Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Ok, sì, però la piattaforma è impazzita perché ho visto che a voi vi ha sputato fuori. Io mi sentivo in audio con l'eco che tornava, nella registrazione poi si vede tutto. E niente, in pratica gli altri sono caduti. Vabbè, niente, semplicemente insomma, vediamo se resiste la piattaforma. Nulla, semplicemente vi consigliavo quel Bitnami per effettuare, insomma, le vostre operazioni di test di alcuni software da installare poi eventualmente nel vostro spazio web. Per questo vi avevo segnalato Bitnami, che sembra aver scatenato il casino nella piattaforma. Ok? Mi sentite? No, si sarà bloccato di nuovo l'audio, vedo l'iconcina. Va bene, abbiamo capito, va. Devo chiudere. Ok, buona serata a tutte, buona serata a tutti. Io lo dico per la registrazione, ma la sto cantando e suonando da sola, da solo. Andiamo a scrivere su Facebook che la sessione è finita. Piattaforma out. Scrivo su Facebook.